Ciao a tutti, oggi dobbiamo apportare una modifica al bruciatore. La lamina che avevo messo io precedentemente, che l'avevo messo all'interno, col tempo si è consumata, si è bruciata, allora poi l'ho messa esternamente, ma lo stesso comunque si è rovinata. Ne ho un'altra nuova, adesso la devo sagomare, la metterò doppia, la salderò a misura e contemporaneamente allargherò i fori dell'area di ingresso, così da avere più aria in immissione. Ho tagliato a misura le due retine e adesso metterò sovrapposte esattamente con i fori una sull'altra e poi salderò sul fondo così. Ho saldato le due piattine con elettrodi da 2,5, le ho puntate in vari punti. Adesso con il flessibile toglierò soltanto gli angoli taglienti, così giusto per non farmi male. Poi provvederò ad allargare i fori, magari a farne qualcuno in più, visto che da sotto comunque entrerà meno aria. Il lavoro è terminato. Ho saldato, come vi dicevo, in vari punti i due fondini. Li ho messi ovviamente con i fori sovrapposti. Ho allargato i fori esistenti e ne ho fatti di altri. Anche di qua. Quindi adesso lo proviamo e vediamo come va nei prossimi giorni. Il problema che devo risolvere è il residuo lasciato dal nocciolino. Ho provato anche a regolare i parametri della stufa come avevo scritto nell'altro video, solo che questa mandata di nocciolino lascia un po' più di residuo rispetto a quello che avevo l'anno scorso e quindi non va bene. Ora lo proviamo così. Volevo farvi vedere soltanto come brucia adesso col crogiolo rifatto. Guardate lì. Vi ringrazio per aver visto questo video, se vi piace, se volete condividerlo, ve ne sono grato. Se vi può essere stato di aiuto, se volete darmi qualche consiglio o mi dite come fate voi, va benissimo, potete scriverlo qui nelle note. Per il resto, buona giornata.